Ciao a tutti e benvenuti qui su questo nuovo episodio della mia carriera qui su F1 2019. Siamo nella stagione 3, nella terza stagione della nostra carriera e siamo pronti ad affrontare il Gran Premio di Baku, il Gran Premio dell'Azerbaigian, una pista fra le più difficili in calendario. L'avevo già detto alla fine dello scorso video che questa sarebbe stata una gara probabilmente forse la più difficile di tutta la stagione, anche alla luce della scarsa confidenza che ho con la macchina, praticamente da inizio stagione. Le cose in realtà sono andate un po' meglio del previsto, soprattutto nelle simulazioni inerenti il passo gara, mentre in qualifica la macchina me la sento bene. Per la simulazione di qualifica la macchina me la sentivo bene, però ero tipo un secondo più lento rispetto al tempo ideale che avrei dovuto fare, quindi sicuramente ci sarà da soffrire anche qua. Sicuramente rischio di essere eliminato anche stavolta nel Q1, però almeno non penso che la situazione sarà drammatica come la scorsa stagione, dove veramente non riuscivo proprio a stare in pista. Anche se purtroppo si dovrebbe c'è rischio pioggia adesso, mi sa, in qualifica. Adesso non mi ricordo se era in qualifica o in gara, rischio pioggia, se devo essere sincero. Comunque almeno una fra qualifiche e gara si dovrebbe disputare con la pioggia. L'anno scorso la scorsa stagione ha ulteriormente complicato la situazione, anche se poi quando c'è la pioggia, condizioni meteo variabili, si vede che ci sono sempre certi piloti che si buggano e vanno a fare delle strategie senza senso. Quindi se riesco a stare in pista, diciamo che potrebbe anche essere paradossalmente un vantaggio. Andiamo a dare un'occhiata a quelle che sono i progressi delle varie scuderie. Noi siamo rimasti fermi perché abbiamo migliorato ancora l'affidabilità. In questa gara è arrivato un upgrade dell'affidabilità del cambio, se ricordo bene. Cambio che mi sa che è già tipo al 56-57% di usura, quindi rischiamo seriamente di andare in penalità a Monaco, quindi dobbiamo cercare di limitare la sua usura il più possibile. Comunque sia, fra le squadre qui vediamo che sono migliorate leggermente Red Bull e Toro Rosso. Noi chiaramente, come detto, siamo rimasti fermi, ma siamo ancora terzi, è la terza forza del mondiale. È migliorata un po' la Mercedes, è rimasta ferma la Ferrari e la McLaren. Leggeri miglioramenti per Racing Point, Haas e Alfa, e grande miglioramento per la Williams invece, che è stata la squadra che ha migliorato di più in assoluto e si è avvicinata notevolmente all'Alfa, anche se ancora ha un distacco abbastanza elevato. Molto bene, quindi andiamo in qualifica. Eccoci qua in qualifica, c'è pioggia leggera in pista, anche se i piloti stanno scendendo in pista con le gomme da asciutto. In ogni caso, nei prossimi minuti la pioggia finisce, quindi non ha molto senso entrare in pista adesso chiaramente l'asfalto ancora bagnato, quindi aspettiamo qualche minuto ed entreremo in pista solamente quando chiaramente l'asfalto sarà completamente asciutto. In questo momento possiamo dare un'occhiata qui alle gomme, i cui distacchi però non sono realistici perché condizionati dal fatto che la pista è ancora bagnata. I giri sono giusti, cioè la durata delle gomme è giusta, le soft ne durano 22, le medie 40, le hard 51, ma i distacchi sono molto più elevati di quelli reali. Nelle prove libere si parlava di meno di 2 secondi di distacco fra la soft e la hard e circa poco più di 1 secondo di distacco fra le soft e le medie, quindi questo indica che la pista è ancora un po' bagnata, e quindi aspettiamo qualche minuto per scendere in pista, aspettiamo che la pista si asciughi del tutto. Siamo sesti, un ottimo tempo, questo chiaramente perché molti piloti hanno girato nella fase iniziale della sessione, quando la pista ancora era un po' bagnata, quindi mi aspetto che gli avversari migliorino parecchio i loro tempi, se riusciranno a fare un giro sull'asciutto, ecco. Quindi intanto ci lanciamo in un altro giro, siamo già sotto di oltre 2 decimi e mezzo, siamo arrivati in una zona molto guidata della pista. Che in teoria dovrebbe mettere in crisi la guidabilità della mia macchina, ma in pratica si sta rivelando meno traumatica di quello che temevo. Mamma mia, ho rischiato di perdere la macchina qui in curva 8, che è praticamente dove c'è l'asfalto che è largo quanto la macchina. Sono riuscito a evitare di colpire il muro e sono ancora sotto di oltre 2 decimi rispetto alla mia prestazione precedente, che pure non era stato un giro affatto negativo. Qui si va
decisi di aggredire il cordolo. Guadagno altri decimi. Ora si spalanca il gas e lo si tiene spalancato fino alla linea del traguardo, nonostante queste curve qui comunque sull'asciutto si fanno completamente in pieno. 1.37.7, intanto Nico Hülkenberg, il miglior giro è il suo, a riprova del fatto che la pista sta migliorando. Andiamo a chiudere migliorando ancora di quasi mezzo secondo. Siamo quarti, a un secondo dalla prestazione di Nico Hülkenberg. Non penso che ho il tempo di rientrare in box. Non penso assolutamente di avere tempo di entrare in box e fare un altro stint, quindi un altro run. Quindi penso che la mia sessione di qualifica sia finita qui. Sì, assolutamente finita qui la mia sessione di qualifica. Mancano pochi secondi, sono ancora settimo. Però adesso ci saranno tutti i piloti avversari che stanno completando il loro giro, il loro ultimo giro cronometrato, quindi sicuramente perderò un po' di posizioni. Vedremo se riuscirò a restare nei primi 15 o se sarò eliminato. Mi sa che forse sono stato eliminato, non sono nei primi 14, quindi o sono quindicesimo o sono fuori, come avevo ampiamente previsto. Sono addirittura 19esimo, a 2 secondi 2 dal miglior tempo. Ma cosa fa? Bottas ultimo a 6 secondi 8. Bottas evidentemente ha fatto un solo giro proprio nella fase iniziale della qualifica, con la pista ancora fradicia. E quindi, a parte Bottas, sono praticamente il peggiore, a mezzo secondo dal secondo pilota peggiore. Però, come avete visto, non ho fatto degli errori particolari nel mio best lap, quindi semplicemente sono lento, anche perché, memore di come è andata la gara qui a Baku dell'anno scorso, ho scelto un assetto prudente, un assetto conservativo, un assetto che mi garantisca prima di tutto la fiducia, la confidenza per poter spingere al limite la macchina senza rischiare di schiantarmi a ogni giro. Quindi un assetto aerodinamicamente carico, che sicuramente non è l'ideale per un hot lap su un giro singolo, però sulla distanza di gara penso di avere una buona confidenza con la macchina per poter ambire a un buon risultato. Eliminati insieme a me e Bottas anche le due Williams di Russell e Giovinazzi, comunque una buona qualifica per loro, 16esimo e 17esimo. Eliminato anche Kimi Raikkonen, che veramente dalla seconda metà di stagione della stagione scorsa sta veramente mettendo in mostra delle prestazioni a dir poco scadenti. Vediamo ora la griglia di partenza in attesa della gara di oggi. La giovane superstar Max Verstappen parte dalla pole position con Charles Leclerc al suo fianco. Ancora ottima prestazione da parte della Ferrari, addirittura si mettono dietro Gasly le due Ferrari. Buona anche la qualifica di Butler, ottima ancora di Grosjean. Male Kvyat, solo nono, con la seconda miglior macchina. A Weber ha penalità di 10 posizioni in griglia, parte solo quindicesimo. E noi siamo saliti di una posizione grazie alla penalità di George Russell. Parliamo un po' di strategie. La strategia che risulta migliore per me è proprio quella su due soste, soft, medie, soft. Ho pensato di partire con le medie, però poi ho pensato che qui a Baku, essendo che non ho una grande confidenza con questa pista, è meglio che almeno nella prima parte di gara mi attengo alla stessa strategia che fanno gli avversari, perché se io parto con le medie e gli avversari invece partono con le soft, loro si fermano 7-8 giri prima di me, mi fanno un undercut gigantesco, mi fanno perdere una marea di posizioni da inizio gara, fra primo e secondo stint, mentre voglio cercare di evitare questa eventualità andando ad allinearmi con la strategia dei miei avversari, almeno nella prima parte di gara, e magari la sfalso mettendo le gomme medie nel secondo stint, mentre molti avversari probabilmente metteranno invece le soft. Poi fra l'altro è quasi identica la strategia fra soft, medie, soft e soft, medie, medie, quindi ci potrebbe anche essere la possibilità, l'eventualità che io vada a mettere un secondo set di medie, se magari mi accorgo che le soft hanno problemi di surriscaldamento o che non rendono quanto ci si aspetta, potrei anche scegliere di fare soft, medie, medie. Ok, tutto pronto per la partenza del Gran Premio dell'Azerbaigian, che ci vede scattare dalla 18esima posizione. Si spengono i semafori, via, partiti. Ecco subito che ci scavalcano due piloti che ci sono partiti dietro. Evito l'interno perché è pericoloso stare all'interno qua in una curva a gomito come questa. Vediamo se riesco a recuperare subito la posizione sulla Williams di George Russell. Ce la faccio, sono quindi
19esimo. Importante stare calmi in queste prime fasi di gara, non farsi prendere dalla frenesia. Intanto vado a riprendermi anche già la posizione su Kimi Raikkonen, e qui ci potrebbe essere la possibilità di attaccare anche Giovinazzi. Quindi bene, stando calmo, comunque ho fatto già 3 sorpassi. DRS per la prima volta lungo il rettilineo principale, si aprono un po' tutti a ventaglio. C'è un pilota che è nato ai box, una Red Bull forse. Intanto mi attacca addirittura una Haas, quella di Kimi Raikkonen mi supera, ma c'è una Red Bull che è nata ai box. Eccola qui la Red Bull che è nata ai box, quella di Gasly con l'alettone distrutto nella... tutti e due i lati, a tutti e due i lati gli mancavano entrambe le paratie da tutti e due i lati. Chissà cosa gli è successo. Quindi colpo di scena per Pierre Gasly, costretto ai box dopo evidentemente essersi toccato con qualcuno, e allora potrebbe esserci un'altra macchina allora con dei danni, a meno che non abbia semplicemente colpito il muro. Questo però spiegherebbe anche tutto questo trenino incredibile di macchine che c'è, si spiegherebbe con la presenza di un altro pilota con la macchina danneggiata. Ok, vediamo se c'è la possibilità di fare qualche sorpasso, se non altro riprenderci la posizione su Kimi Raikkonen. Ma siamo più veloci anche di Bottas, che prova a stringerci un po', poi si accorge di noi e ci dà spazio. Abbiamo passati due, vediamo se passiamo anche Norris. Stacchiamo forte, abbiamo forse un pelo larghi, ma completiamo ben 3 sorpassi in un solo rettilineo. La faccia dell'assetto carico dal punto di vista aerodinamico, che pensavo che avrebbe mi avrebbe fatto perdere nel rettilineo, invece ho fatto 3 sorpassi in una volta. Si aprono in 3 intanto lì a ventaglio, c'è forse un contatto con una racing point di chi vuoi che sia, Grosjean, che a momenti mi rimbalza addosso. Si pianta poi l'uscita, la curva 2, e ora cerchiamo di sbarazzarcene subito. Occhio qui a staccare al punto giusto, facile arrivare lunghi perché non c'hanno riferimenti. Comunque mi sono portato a casa anche il sorpasso su Grosjean, e c'è virtual safety car, non so per quale motivo, con Kimi Raikkonen ancora fuori. Terzo ritiro consecutivo. Terzo ritiro consecutivo quindi per Kimi Raikkonen, vediamo un po' cosa è successo. Ah, colpisce il muretto interno e sbrandella una sospensione, con una McLaren lì dietro che diventa trasparente. Rivediamo Kimi Raikkonen, gira il volante troppo presto, chiude la curva troppo presto, erroraccio per il 43enne, non so quanti anni abbia qui nel gioco adesso. Vediamo qui dalla Williams di Giovinazzi, Kimi Raikkonen ha dovuto un po' modificare la traiettoria perché erano 3 macchine affiancate, poi... non so perché quella McLaren è diventata trasparente, Giovinazzi l'ha trapassata. Riparte la gara dopo la Virtual Safety Car, c'è subito Lucas Webber qui davanti, aggressivo su Carlos Sainz, addirittura non aspetta neanche la zona DRS, con i due che perdono tantissima velocità, avendo percorso quelle due curve affiancati, quindi ne approfitto io per guadagnare su entrambi. Ottimo lavoro di squadra da parte di Lucas Webber. Ritiro per Lando Norris intanto, con safety car vera e propria. Ritiro per guasto tecnico da parte di Lando Norris, che era ultimo e che si è andato a infognare proprio nella via di fuga, quindi in teoria non c'era nessun bisogno della safety car. Sì, c'era bisogno della safety car con i cinetti di Raikkonen, che è rimasto con la macchina distrutta in mezzo alla pista. Qui stavolta non ce n'era bisogno, ma è uscita. Comunque, cambio di strategia, mi proporrà certamente di andare ai box adesso, cambiare le nostre gomme. E quindi pit stop, non sono chiaramente l'unico a fermarmi ai box, ma molti piloti tirano dritto. Andiamo a mettere un altro set di gomme morbide. Ah beh, io accettando il cambio di strategia evidentemente mi proponeva le morbide, io volevo le medie per il secondo stint, ma vabbè, cambia poco. Sì, in effetti dovevo ricordarmi di cambiare le gomme, di cambiare la mescola, però non ci ho fatto caso che cambiandomi strategia mi avevo cambiato anche le mescole da montare, ma va bene, facciamo finta che ci siamo fidati del nostro ingegnere. Comunque sia, questo è un vantaggio rispetto ai piloti che non si sono fermati, questo è un vantaggio enorme perché guadagno praticamente
un pit stop su tutti questi piloti che sono rimasti in pista e che comunque essendo partiti con le soft si dovranno fermare in pochi giri, forse 6-7 giri. Ci sono dei pezzi di ala intanto, qualcuno potrebbe aver avuto un contatto mentre era in fila sotto safety car. Sì, l'errore lo fa proprio Weber e una McLaren. Entrambe sono finite contro il muro, hanno danneggiato pesantemente la loro ala anteriore. Incredibile errore sotto safety car. Safety car in questo giro, siamo pronti a ripartire. Io mi tengo un po' distante perché voglio provare a vedere se inizio ad accelerare prima di tutti gli altri. Voglio vedere. Io tipo parto adesso. E gli altri ancora non partono. La gara riprende, io mi sono apposta distaccato, intanto Weber ai box adesso per la sosta. Intanto riesco a fare già due sorpassi perché mi ero staccato da tutto il gruppo, avevo iniziato ad accelerare ben prima degli altri, visto che ero ultimo potevo staccarmi di quanto volevo e questo mi ha dato l'opportunità di fare ben due sorpassi. Tre posizioni guadagnate se contiamo anche quella su Weber che è nato ai box. C'è Butler che però non ci sta e prova subito un immediato contrattacco. Io lo accompagno gentilmente all'esterno, lo costringo a mollare il colpo. C'è anche Sainz però che mi sa che non è nato ai box, quindi ci dovrebbe essere ancora la McLaren di Sainz qui davanti con l'alettone danneggiato, perché anche lui come Weber ha preso il muro durante il regime di neutralizzazione. Intanto qui pianissimo, vanno pianissimo questi piloti, addirittura in filo Perez senza difficoltà. Sono 14esimo, ma ricordiamo ci sono molti piloti che devono ancora effettuare la loro sosta, quindi in realtà sono molto più avanti. Attenzione qua, quasi rischio di tamponare la Williams di Giovinazzi. Per qui davanti ci potrebbe essere il pilota Russell che potrebbe avere danni anche lui perché sta andando veramente pianissimo in curva, è fermo, è completamente fermo in curva. Qui per prudenza devo alzare il piede perché magari Giovinazzi non mi ha visto. Non c'è ancora DRS qui, però Russell sta andando pianissimo, sicuramente ha dei danni, sicuramente ha dei danni. Ha dovuto alzare il piede in queste pieghe che in teoria si farebbero in pieno. Vediamo se riesco a fare addirittura un triplo sorpasso. Anche Bottas sarà l'alettone danneggiato, gli manca il flap lato destro e io faccio tre sorpassi in un colpo solo, clamoroso. Ecco qui sono 6-7 macchine tutte ammucchiate, io all'esterno passo Bottas che chiaramente ha molto meno grip avendo l'ala danneggiata. Ora sono 11esimo con Sainz decimo davanti a me che in teoria dovrebbe avere anche lui danni alla macchina, se non ho visto male quando è nato a muro qualche giro fa sotto safety car. Comunque l'ho già raggiunto in poche curve, quindi secondo me c'era anche lui la macchina danneggiata. Sì, assolutamente sì. Sta andando veramente pianissimo. E ora devo stare attento perché potrebbe andare talmente piano da essere tamponato, da essere a pericolo tamponamento. Infatti è completamente fermo. Provo a passarlo qua in accelerazione, ma lui mi chiude. Sta facendo perdere una marea di tempo. Aumentiamo l'erogazione delle RS e consumiamo un po' della sua energia. Bisogna essere pazienti comunque. Ok, lo passerò sicuramente adesso. Lo passerò sicuramente adesso con anche l'ausilio del DRS. E gli manca sì il flap di destra. Ah, è vero, DRS non c'è ancora, è vero. Comunque lo passo lo stesso. Anche se mi ha fatto perdere una marea di tempo. Pioggia prevista tra 10, attenzione, pioggia! 15 minuti. Prevista fra 10-15 minuti, ma in teoria in gara non doveva piovere. Non doveva piovere in gara, attenzione allora. Non è mai successo che è venuto a piovere quando in realtà non era prevista la pioggia. Quindi una gara già imprevedibile potrebbe diventare ancora più imprevedibile. E se arriva veramente la pioggia, allora rimpiango veramente di non aver montato le gomme medie, perché con le gomme medie potevo stare in pista praticamente tutto il tempo che volevo, in attesa di vedere se e quando sarebbe stato necessario
mettere l'intermedio, e qua invece purtroppo queste gomme più di un tot non durano. Devo sperare che di non essere costretto ad andare in box per cambiare le gomme quando ancora la pioggia non si è intensificata, quando ancora la pista non si è bagnata. Magnussen si difende temendo un attacco addirittura a questo punto della pista, e forse l'avrei anche portato. Poi si pianta in uscita, si pianta completamente. Modalità sorpasso, vediamo se c'è la possibilità di passare Magnussen addirittura in questa piega verso sinistra. Sì, abbiamo completamente annichilito. Altre schermaglie qui davanti con Kvyat che in lotta con l'altra Alfa, quella di Hülkenberg, mentre più o meno in questi giri dovrebbero iniziare le soste dei piloti che non si sono fermati sotto safety car. E il giro scorso si è fermato Grosjean, fra l'altro, che mi era anche davanti. Intanto qui guadagno tantissimo in rettilineo sfruttando un'uscita un po' sporca di Kvyat. Forse passo anche Hülkenberg, che però va ai box, quindi Hülkenberg ai box. Rimango a lottare contro Kvyat, che prova a tirarmi la staccata. Ma ha completato sorpasso, ora sono addirittura terzo, perché sono andati quasi tutti ai box. Rimangono soltanto Vettel e una Red Bull, quindi Verstappen davanti a me. Non so se Vettel... No, Vettel sotto safety car non si è fermato, di sicuro. Verstappen forse sì. Kvyat, attenzione, qui addirittura all'interno. Però un sorpasso assurdo e mi costringe a inchiodare, perché altrimenti mi avrebbe colpito finendo lungo. Grande manovra di Kvyat, il contatto c'è stato comunque, spero, ok, nessun danno. Una mossa temeraria da parte di Kvyat, che per ora mi offre DRS, mi offre probabilmente la possibilità forse di superarlo. Invece no, perché è troppo lontano, mi devo anzi difendere anche da Magnussen. Vettel ai box, Vettel ai box, quindi non si era fermato chiaramente il pilota ferrarista, quindi sono di nuovo terzo. Intanto attenzione, si iniziano a intravedere le prime gocce di pioggia, e questo è un momento delicato, perché io più o meno in questo momento della gara dovrei andare ai box per mettere le gomme medie per finire la gara, ma se la pista si bagna rischierei di fare due soste ravvicinatissime per mettere poi subito dopo l'intermedio. Intanto Leclerc mi passa di slancio col DRS, io ho gomme più consumate rispetto a lui, e chiaramente non ho possibilità di tenerlo dietro, ma mi piacerebbe davvero che la questione meteo si risolvesse in un modo o nell'altro nel giro di pochi minuti, perché non posso andare adesso ai box a mettere le medie se poi magari fra tre giri la pista si bagna. Quindi sono costretto a rimanere in pista per adesso. Andata ai box una Toro Rosso, mi sembra. Quindi probabilmente quella Toro Rosso che è andata ai box adesso monterà ancora gomme da asciutto, perché chiaramente la pista ancora non è abbastanza bagnata per le intermedie. Toro Rosso di Butler, chiaramente, visto che Kvyat è davanti a noi. Quindi Butler con questo pit potrebbe essersi rovinato la gara se dovesse bagnarsi per davvero la pista. L'importante adesso è restare in pista, mantenere la calma, evitare in tutti i modi di danneggiare la macchina, perché se danneggio la macchina e rientro in box adesso sono ancora costretto a montare gomme da asciutto, e poi magari sono costretto a fare un altro pit due giri dopo per mettere le intermedie. Quindi se c'è un momento della gara in cui non devo assolutamente fare danni è proprio questo. Però qui diventa difficile da tenere in pista la macchina, mi scappa via l'ingresso curva, il posteriore. Non siamo ancora più sicuri che quelle gomme siano giuste. Potrebbe essere il momento. Sta diventando quasi inguidabile la macchina, devo essere prudente. Però ho già perso tantissimo, mi ha raggiunto Hamilton e starò perdendo tipo 3-4 secondi al giro da Leclerc lì davanti. Ma come avete visto, appena provo a spingere un po' la macchina se ne parte via, quindi più di così non posso spingere. Devo sperare che la situazione si risolva presto. Intanto Hamilton qui addirittura all'esterno, vado così piano che Hamilton mi passa addirittura all'esterno, ma più di così non ce n'è. Guardate, la macchina non sta in pista. Se provo a fare le traiettorie che fanno loro non sto in pista. C'è una nuova strategia, nuova strategia, attenzione.
e forse sono le intermedie, e forse sono le intermedie, sì, ma al 27esimo? No, no, adesso, come al 27esimo? Ok, possiamo farti fermare a questo giro. La proposta è al 27esimo, ma non ha senso, ci fermiamo adesso. Lucas è rientrato ai Quindi box. Rischiamo... Lucas ai box. Ah, Weber ai box... Ah, è già uscito però, perché... Ah no, sta rientrando dietro di me Weber. Tanto ritorno in pista insieme a un Alfa che diventa trasparente. Mettiamo le gomme intermedie, gomme che rischiamo di dover tenere solamente per pochissimi giri. Comunque DRS è disabilitato, quindi la pista è ufficialmente diventata inadatta per le gomme da asciutto. Attenzione lungo, rischio di andare contro il muro. Non bisogna spingere, non bisogna spingere. Su questa pista, in queste condizioni, bisogna andare calmi e rilassati. A quanto pare, tra poco attenzione, mi tampona! Nico Hülkenberg, mi tampona da dietro! Cosa fai? Rivediamo qui Nico Hülkenberg che mi dà una tamponata bella e buona, andando a danneggiare gravemente il suo alettone anteriore. E intanto Gasly mi sta attaccando. Attenzione, strategia alternativa. Accettiamola, accettiamo subito. Quella di mettere le gomme da asciutto, quindi. Non ho neanche visto che gomme mi vorrebbe montare. Se le soft o le medie. Non ho fatto in tempo a vedere. Cosa fa? Mi monta le soft? Vabbè, 19 giri. 19 giri, sì. Ce la fanno le soft. A fare 19 giri, quindi può essere una scelta sensata. Io avrei voluto montare le medie. DRS abilitato. Ma come abbiamo un'ultima sosta? Ultima sosta per oggi. Eh no, come un'ultima sosta? Quindi secondo lui non riesco a fare 19 giri? No dai, in un modo o nell'altro li faccio 19 giri. Non... Dovrebbero durarne 21, se ricordo bene, le soft. Quindi 19 li fa. Arriverò alla fine con le gomme alla frutta. Ma assolutamente non... Sarebbe stupido fermarsi un'altra volta. C'è Stroll incollato dietro di me al DRS. Purtroppo penso che arriverà al sorpasso abbastanza facilmente. Intanto si ferma Magnus e si ferma anche Gasly. Vediamo se riesco a stare davanti a Gasly, sarebbe importante. Intanto Stroll passa, purtroppo. Sta uscendo dai box Gasly, rientriamo insieme. Ma incredibilmente non ho guadagnato nulla su Gasly. Incredibilmente Gasly con le intermedie ha girato uguale a come ho girato io. Niente DRS su Stroll, non riesco a guadagnargli niente, anzi ho anche perso nei suoi confronti. E intanto mi supera Vettel, che lui DRS su di me ce l'aveva e come. Quindi sono sceso adesso addirittura all'ottavo posto. Però purtroppo in quest'ultima fase di gara non riesco a spingere. Serbatoi vuoti. Sto ricominciando ad avere un po' gli stessi problemi che avevo nelle gare precedenti, forse anche perché la pista ancora non è del tutto asciutta. Spero che quando la pista si finisce di asciugare, spero di tornare ad avere la stessa confidenza che avevo a inizio gara, quando il mio passo era ottimo. Niente, non ho più passo, non riesco a tenere più il passo di nessuno praticamente, non capisco il motivo. Mi attacca anche Hülkenberg senza che io possa farci assolutamente niente. Intanto Vettel ha appena passato Stroll, ma io e Hülkenberg ci stiamo avvicinando ad entrambi, quindi segno che il mio passo è tornato competitivo, come per magia, appena la pista si è asciugata del tutto, il mio passo è di colpo tornato a essere competitivo come lo era a inizio gara. E ora ce la posso fare a superare Nico Hülkenberg, gli sono abbastanza vicino per poter cercare l'attacco addirittura anche prima della staccata. E appena passato Hülkenberg c'è subito Stroll. Che sorpasso. Quindi posso riprendermi anche il settimo posto. Di colpo ho ripreso passo appena la pista si è asciugata. Quindi ora posso recuperare le posizioni che ho perso. Difficile però recuperare quella su Sebastian Vettel. Intanto Hülkenberg prova il contrattacco. Attenzione.
gli devo lasciare spazio perché è affiancato all'interno, glielo lascio e tengo anche la posizione. Attenzione, Vettel ai box! Ai box Sebastian Vettel! Quindi potrebbe essere che gli altri piloti che hanno scelto gomme soft per il finale di gara abbiano previsto un'altra sosta. È clamoroso. Clamoroso, perché penso che fino al 51esimo giro le soft ci arrivano. E allora assolutamente, se si dovessero fermare davvero tutti gli altri, io non mi fermo, perché sono convinto di poterci arrivare al traguardo con queste gomme. Poi l'unico modo che ho per finire davanti a Vettel è quello di non fermarmi, perché chiaramente se mi fermo anch'io non ho nessuna speranza di recuperargli un distacco che era arrivato forse anche oltre i 5-6 secondi. Ho raggiunto Stroll, che imposta traiettorie decisamente difensive, si pianta qua all'uscita, arrivato in sovrasterzo, e occhio che arriva anche Webber, occhio che arriva anche Webber. Potremmo essere in tre se Webber prova l'attacco anche lui. Staccata delicatissima questa, devo lasciare spazio all'esterno. Fortunatamente riesco a completare il sorpasso, e anche Webber, anche Lucas Webber. Stroll quindi ha perso due posizioni in un colpo solo, ha anche toccato il muro. Sono curioso di sapere invece questi piloti dietro di me cosa faranno, perché se si devono fermare, si devono fermare adesso. Intanto Webber, staccatona di Webber, ci tocchiamo. Webber, questo però non è necessario arrivare fino a questo punto. Incredibile. Incredibile attacco di Lucas Webber, senza tanti complimenti. Rischia tantissimo. Rischia tantissimo, abbiamo rischiato di agganciarci e finire a muro entrambi. Un po' eccessivo da parte sua, me lo sarei aspettato da Butler un attacco del genere. Non ho neanche DRS nei suoi confronti. Lucas Webber ha fatto un po' il furbo, andandomi a passare in maniera spietata. Chiaramente anche lui è un po' sotto pressione per i risultati che non arrivano. Intanto attenzione che mi raggiunge anche Lance Stroll, che mi ha ripreso. Vediamo che prova ad attaccarmi all'interno, vediamo se riesco a resistere all'esterno. Sì, ci riesco, però il mio passo è calato di nuovo, evidentemente con le gomme consumate non ho più una gran fiducia nella macchina. Tanto che Webber se n'è scappato via. Adesso anche Stroll mi ha di nuovo ripreso. All'esterno, ci provo all'esterno, io lo chiudo. E poi adesso, in questi ultimi giri, di nuovo sto soffrendo tantissimo. All'esterno, Stroll. E passa. Riguardo al cambio, il team le sta provando tutte, ma non siamo molto ottimisti. Devi continuare così e fare del tuo meglio. Ma così cosa? Perché? Cosa? C'è un problema al cambio, secondo il mio ingegnere. Ma non vedo nessun tipo di anomalia, se devo essere sincero. Il cambio sta funzionando correttamente. Sto perdendo terreno perché non ho grip. Il cambio non c'entra nulla. Comunque, riprendo la posizione agevolmente su Lance Stroll, lungo il rettilineo principale. L'importante è anche che io sia riuscito a superarlo prima del traguardo, in un'ipotetica prova di volata. Attenzione, inizia il penultimo giro e Lance Stroll pronto ad attaccarmi di nuovo, stavolta all'interno. Mi passa, ma io provo a resistere. All'interno me lo tengo dietro. Altri due giri di grande sofferenza. Intanto ora c'è Stroll che sta lottando con Hülkenberg. Stroll sta lottando con Hülkenberg e stanno perdendo parecchio. Questo potrebbe essere la mia salvezza, questa lotta fra loro due. E attenzione, perché molto vicino qui Nico Hülkenberg mi supera, ma io avrò DRS e lo riuscirò a passare. Incredibile come hanno fatto a recuperarmi oltre un secondo in questo ultimo giro. Comunque è volata finale, volata tipo a 3, perché c'è anche Stroll, mi sa, mi riprendo la posizione proprio poche centinaia di metri prima del traguardo. Quindi finisco. Ok, gara finita.
davanti in settima posizione con anche Misha Stroll che ha avuto la meglio su Hulkenberg. Una bella volata questa. E quindi ennesimo dominio Red Bull con Max Verstappen che vince la sua terza gara su 4, sarebbero state probabilmente 4 su 4 senza il ritiro in Australia. Comunque 24 secondi di vantaggio su Leclerc che finisce ottimo secondo, con il mezzo che guida veramente una prestazione maiuscola la sua. Primo podio stagionale per Daniil Kvyat che parte nono e finisce terzo con la Toro Rosso che ricordiamo è la seconda forza in campionato, quindi ci sta che abbia ottenuto un risultato così altisonante. Quarta posizione per Pierre Gasly, alla fine ha comunque fatto un'ottima rimonta dopo essere stato costretto a una sosta in più nei primissimi giri per avere danneggiato l'ala, non ho capito contro chi o cosa l'ha danneggiata. Quarto posto quindi per Gasly con anche giro record, top 5 completata da Lewis Hamilton, mentre Lucas Webber finisce sesto, una bella rimonta la sua, da quindicesimo in griglia a sesto in gara, con un sorpasso veramente ardito nei nostri confronti che fortunatamente non ha avuto esiti catastrofici, perché ci voleva veramente niente che ci agganciavamo e finivamo a muro entrambi. Io sono finito settimo alla fine proprio in volata con Stroll e Hulkenberg, infatti siamo staccati di un decimo e mezzo, praticamente fra me settimo e Hulkenberg nono c'è un decimo e mezzo praticamente, quindi una vera e propria volata, quindi con Hulkenberg che era settimo e ha perso due posizioni nel giro degli ultimi 10 secondi di gara praticamente, perché non aveva il DRS, e finito quindi nono, decima posizione per l'altra Racing Point di Grosjean, quindi ottimo risultato, secondo doppio arrivo punti per la Racing Point. Fuori dai punti Kevin Magnussen che fino a pochi giri dalla fine deteneva addirittura il giro record. 12° posto per Vettel con un'ennesima cagata della Ferrari per motivi ignoti, ha fatto una sosta in più negli ultimi giri anziché arrivare al traguardo con le gomme soft montate per l'ultimo stint di gara, incomprensibilmente è andata in box a fare un'altra sosta completamente inutile e ha perso il sesto posto, perché era sesto, era davanti a Stroll, davanti a Webber, davanti a me, quindi strategia veramente idiota da parte della Ferrari, quindi sembra che ha perso quello che sarebbe stato un buon sesto posto. Dietro di lui poi Sainz, Butler con 5 soste, quindi Butler potrebbe o essere caduto nel bug delle soste quando si passa da asciutto bagnato e viceversa, o più semplicemente potrebbe avere avuto qualche contatto di troppo che l'ha costretto a una sosta in più, a due soste in più per le riparazioni. Fatto sta che Devon Butler è fuori dai punti con Giovinazzi 15°, Bottas 16°, ma che gara ci ha fatto? Bottas partito 19°, finito 16°, praticamente non ha corso praticamente Bottas, con Perez 17, Russell 17° e addirittura Perez ultimo, ritirati Norris e Raikkonen che è terzo ritiro consecutivo, terzo ritiro in 4 gare per Kimi Raikkonen. Voglio vedere nella lista delle sanzioni se c'è qualche... Ok, Russell, penalità per l'incidente con Raikkonen. Non mi è proprio sembrato che meritasse una penalità Russell per l'incidente con Raikkonen. C'è solo un incidente, un contatto fra Hamilton e Perez. Un contatto fra Gasly e Hulkenberg al 31° giro. Ah, e al terzo giro Gasly si è toccato con Vettel. Forse lì che ha rotto l'ala. Forse lì che ha rotto l'ala Gasly. Comunque non c'è niente relativo a Butler. Quindi Butler ha fatto una strategia pessima da solo, si è buggato evidentemente, non ha avuto contatti, o forse ha toccato il muro, magari non ha toccato avversari, ha toccato il muro. Comunque adesso andiamo a vedere quella che è la classifica piloti, con Max Verstappen che è arrivato a raggiungere Gasly, 76 punti pari, con Verstappen considerato primo perché ha vinto più gare rispetto a Gasly. Poi abbiamo Sebastian Vettel a 37, quindi i due piloti Red Bull hanno doppiato il terzo in classifica, veramente incredibile la loro superiorità. Quarta posizione per Hamilton a 35, noi siamo ancora quinti a quota 34, soltanto a meno 3 punti da Vettel che è terzo, quindi nonostante i risultati altalenanti siamo comunque in una buona posizione in classifica, perché anche gli avversari hanno risultati altalenanti. Leclerc sesto a quota 33, sale tantissimo con questo secondo posto, Bottas rimane a 26, Kvyat 24, Butler 22, Stroll 14, si tira un po' su finalmente anche il nostro compagno di squadra Webber che sale a 11, poi abbiamo Grosjean 7, Hulkenberg 5, Perez Norris 4 e ancora 0 punti per Magnussen, Russell, Sainz, Raikkonen e Giovinazzi. Campionato costruttori, anche qui la Red Bull ha doppiato, più che doppiato la seconda in classifica, 152 per la Red Bull, 70 per la Ferrari.
61 Mercedes, 46 Toro Rosso, noi della Renault comunque siamo vicinissimi a 45, Racing Point 21 e Alfa Romeo che ha scavalcato Haas e McLaren, ma sono a 5-4-4, quindi ancora questo punto del campionato vale poco, diciamo un sorpasso quando si hanno così pochi punti, e la Williams è l'unica squadra a essere rimasta a quota 0. Facciamo il punto della situazione per quanto riguarda le rivalità. La mia rivalità con Lucas Webber si sta mettendo male, perché Webber mi ha battuto 4-2 e quindi balzato un punto avanti rispetto a me, 19-18, ma in compenso ho rimediato un po' la situazione con Butler, sono adesso a meno 3 da lui perché ho battuto 4-2 lui, quindi ho perso da Webber, ma in compenso ho riaperto un po' la sfida con il mio arcirivale Devon Butler. Abbiamo 1396 punti sviluppo e il prossimo Gran Premio è in Spagna, il Gran Premio dove di solito i team portano tutti degli aggiornamenti alle proprie auto, quindi direi che può essere un'occasione questa di andare a migliorare per la prima volta le prestazioni delle nostre macchine. Upgrade per quanto riguarda il telaio non c'è scelta, dobbiamo per forza scegliere la riduzione del peso, è l'unico upgrade che arriverebbe in una settimana, cioè arriverebbe alla prossima gara, perché gli altri due arriverebbero più in là nella stagione, quindi 824 crediti. E quindi in Spagna avremo un miglioramento del telaio, riduzione peso, ci andremo ad avvicinare un po' anche alla Red Bull. E mi sa proprio però che con 572 crediti rimasti non abbiamo poi crediti per comprare altro, invece no, perché ci sono questi upgrade aerodinamici che costano di meno, di 532. Io andrei a migliorare qualcosa che riguarda l'avantreno, visto che è l'avantreno che mi dà problemi in ingresso curva, terminali resistenza aerodinamica, deportanza posteriore, deportanza anteriore, e però purtroppo per 4 punti sviluppo non ce lo possiamo permettere, accidenti, era proprio quella che volevo, questa qui invece è l'unica che non posso permettermi, e allora potrei sviluppare questa qui, deportanza posteriore oppure resistenza aerodinamica, direi deportanza posteriore, almeno miglioriamo un po' anche il problema di sovrasterzo, perché c'ho anche quello in maniera un po' minore, ma c'ho anche quello molto bene. Quindi siamo arrivati al termine anche del Gran Premio dell'Azerbaigian, un altro settimo posto che si aggiunge a quello già ottenuto in Cina, all'ottavo posto del Bahrain e all'ottimo secondo posto nella gara inaugurale dell'Australia, dove siamo stati favoriti dalla safety car. Comunque sia, anche se abbiamo ancora molti problemi di adattamento alla macchina, stiamo tenendo botta e siamo comunque in una buona posizione in campionato, siamo a meno 3 dal terzo posto, che è il miglior risultato che possiamo sperare di ottenere, visto che la Red Bull è su un altro pianeta. E niente, speriamo quindi già dalla prossima gara di migliorare ulteriormente il feeling, soprattutto sul giro singolo in qualifica, e speriamo chiaramente di tornare a bazzicare lì attorno, come minimo attorno alla top 5, e a bazzicare magari anche attorno al Q2 e Q3 in qualifica. Molto bene, quindi per questo video è tutto, e l'appuntamento quindi al prossimo video, che chiaramente parlerà del Gran Premio di Spagna.